Io sono uno di questi. Mani in alto. Ti stai divertendo, amico? No, sei proprio uno spasso. Accoglienza da re? Sono puliti. Chiedo scusa. Non si è mai troppo prudenti. Suppongo tu sia Talbot. Il signor Sullivan e il signor Drake. Esatto. Ce l'avete? Ma prima vediamo i soldi. Cutter. Ci sono tutti. Ora vediamolo. Devo controllare se è autentico. Ovviamente. Argento, XVI secolo, stile elisabettiano, con inciso il motto di Sir Francis Drake. Beh, sembra proprio autentico. Ma certo che è autentico. Se posso chiedere, come lo avreste ottenuto? È importante? Il mio cliente sarà molto soddisfatto. Aspetta un attimo. Sali, sono finti. Le assicuro, signor Drake. Wow, hai ragione. Finti come una banconota da $3. Ma che razza di storia è questa? Dovrei chiederlo io a voi. Tutte cazzate. L'affare non si fa. E tu puoi dire al tuo cliente che è colpa tua. Forza, Nate, andiamocene da qui. Non siete in condizioni di poter trattare. Ora datemi l'anello, prendete i soldi e uscite di qui da gentiluomo. Finché vi è consentito. Fa come dice, figliolo. Sei un ladro. Bella questa. Da che pulpito? Coraggio. Non sai fare di più. Questo è mio. Sei io e te. Che non ci provi con me, coraggio! Stronzo! Che fai? Batti la fiacca. Ok, amico. Per te è finita. Questo. Lei la bestiola. L'ho preso. Ok, colpiscilo. No, pessima idea, nonno. Merda. Prendetelo. Beh, mi hai rovesciato il drink.
smettetela, ok? Prendetelo! È una festa privata o ci posso venire? Vieni, la proia. Stendete lì! Non sai fare di meglio? Che vorresti fare? Cavolo. La faccenda ci è sfuggita di mano. Diavolo! Ok, cazzo. Cavolo. Che schifo. Fatti sotto. Senti, dammi solo un secondo, ok? Arrivo subito. Ok, continuiamo. È massacrante. Ferito? Sì, nell'orgoglio. Mi servirà uno sturacessi. Coraggio. Andiamo, Nate. Qui. Usciamo da dietro. Fermateli! Ho preso il vecchio! Che ne dici? Pronto, ragazzo? Già. Ops. Merda. Oh, diavolo. Vieni, vieni. Il solito Yankee. Tutto chiacchiere. Ehi. Può bastare. Vero amico. No, resta giù. Ciao, Victor. Kate. Vedo che sguazzi ancora nel fango con il tuo pupillo. Davvero poco dignitoso per un uomo della tua età. Tu avrei dovuto immaginarlo. Stai attenta. Non vorrai ti sciogliessi. Il solito spaccone da due soldi. Così impavido. Mi chiedo cosa ti spaventi davvero. Non i proiettili o il sangue o le ossa rotte.